Amici sportivi, buonasera e benvenuti al Pala Sarcedo. In occasione della 13ª giornata del campionato nazionale di Serie A si affrontano le padrone di casa del Futsal Breganze con 16 punti e il fanalino di coda Women Napoli con 12 sconfitte di fila e 0 punti. Soldevia per Rebe. Ancora Rebe, prova il numero Rebe. La palla va di poco a lato del palo difeso da Macchia. Attenzione Rebbe in avanti, prova il numero Rebbe, in mezzo per Cerato, la conclusione di Cerato davanti alla porta, non va la conclusione di Capitan Cerato da posizione peraltro agevole. Alves, prova il numero Alves e mette dentro Alves, una rete bellissima. Il numero 21, Alves, 1-0. Campanile per Butima. Attenzione Butima, scambia con Soldevia, arriva sul pallone ancora Alves, che gran gol, arriva la doppietta di Alves. Alves, va alla conclusione Alves per Rebe. Baglia Rebe l'appoggio, recupera Campanile per Rebe, il numero di Rebe, gran gol di Rebe per il Breganze. 9-19 al termine del primo tempo e mette a segno la rete del 3-0, il numero 8, Rebe. Sommese, recupera il pallone, Butima per Soldevia, mette in mezzo per Rebe, arriva il gol di Rebe. Cerato, azione solitaria per Soldevia, attenzione arriva in scivolata Campanile, prova la rete anche Lucy Campanile, non va la conclusione per il numero 14 maglia biancorossa. Attenzione in avanti Ciccarelli, gran parata di Bianca Castagnaro, 3-16 al termine del primo tempo, contropiede del Napoli, grande intervento di Bianca Castagnaro. E finisce così dunque il primo tempo di questo match valido per la 13ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Si va dunque a riposo sul risultato di Breganze 4, Napoli 0. Vi ricordo ancora una volta le reti per il Breganze, la doppietta di Alves e la doppietta di Rebe. Ricomincia dunque il secondo tempo di questo match valido per la 13ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Lo conduce dunque il Breganze per 4-0 sul Napoli, netto predominio territoriale del Breganze, la doppietta di Ana Alves e la doppietta di Rebe. Questi sono i marcatori del match. Butima per Rebe, Butima, il grande intervento di Macchia. Attenzione Ribeirete, la conclusione di Ribeirete di poco a lato del palo difeso da Castagnaro. Pauletto a cercare Rebe in mezzo per Butima, gol del Breganze. E dunque è arrivata anche la rete del 5-0 per il Breganze. Attenzione Napoli in avanti, attenzione, sfiora due volte, doppia occasione per il Napoli con Sommese e Ciccarelli, doppia clamorosa occasione del Napoli in contropiede con Sommese e Ciccarelli. Ciccarelli, attenzione Sommese, contrastata da Campanile, Sommese mette in mezzo per Ciccarelli, recupera Castagnaro. Soldevia, va alla conclusione, Soldevia, paramacchia. Alves, va alla conclusione, ancora un intervento pregevole di Macchia per il Napoli.
Alves per Butima. Butima va alla conclusione, Butima, ed è un gran gol! È un gran gol di Sara Butima. La gran conclusione dalla distanza di Pugliese, si oppone con maestria Francesca Fincato. Campanile per Butima, numero di Butima e la palla entra! Gran numero di Sara Butima. Alves per Soldevia, Soldevia! Mette dentro Soldevia l'ottava rete. Soldevia cerato fino all'ultimo il Breganze. Attenzione al Napoli con Romano. Ruba il pallone Alves, Alves! Interviene Ciccarelli. Cerato spazza Ribeirete. E finisce così dunque questo match valido per la 13ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Se lo giudica il Breganze per 8-0.